tanti cari flippanti nel canale, un altro bel video insieme pieno di news, soprattutto su Savic, perché dobbiamo andare a approfondire il discorso e capire un attimo se le notizie che sto leggendo sono veritiere o meno. Partiamo prima però con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti nel canale Severo Magno, che vuole un sacco di bene, mi abbraccia forte. E un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione, entusiasmo e ardore. Allora, come vi dicevo, la corsa a Savic si sta, diciamo, rendendo sempre più piena di ostacoli, perché ci sono tanti club che lo vogliono, su tutti, appunto, lo sappiamo, il PSG, lo United, e anche la Juve si è fatta sotto molto di più nelle ultime settimane, con Kessman, che è in stretto contatto con Cherubini. La cosa che è stata fatta trapelare, appunto, tramite Gazzetta dello Sport, è che Milinkovic Savic, a parte che vuole lasciare la Lazio, quindi la Lazio si è rassegnata al volere del giocatore, perché non ha senso trattenere un calciatore che tra l'altro può far fruttare alle casse biancocelesti 70-80 milioni in scadenza del 2023 a farlo rimanere. Quindi, ecco, cosa è saltato fuori questo scoop che appunto volevo girarvi subito? Che entro un mese da questa data qua ci sarà l'annuncio del prossimo club di Savic. Quindi rimaniamo veramente con le antenne rizzate, perché potrebbe essere anche che salti fuori un altro di quegli annunci alla Vlahovic. Quindi, ma adesso ridacchiamo, no? Molti ridacchiano, ah, ma Savic, cosa vuoi che venga alla Juve? Ma toglietevelo dalla testa, no? Lui rimane alla Lazio, eccetera. Però io non ne sarei così sicuro, così come altri difensori che sono in lizza per arrivare da noi, tra cui Rudiger, Bremer e Milenkovic su tutti. E quindi ecco, il mercato della Juve sta per accendersi. E oggi ho visto qualcuno di voi che ha messo, mi sembra Daniele che saluto, diciamo, i probabili calciatori che dovrebbero venire da noi a giugno, che sarebbero i grandi acquisti del centenario di Elkan e di Agnelli. E diciamo che i più probabili sono Bremer per la difesa, Zaniolo per l'attacco, Raspadori per sostituire Ken, Milinkovic-Savic, diciamo sì, questi quattro qua. Questi quattro qua sono in linea di massima i giocatori che dovremmo riuscire a ingaggiare. Quindi mi trovo d'accordo proprio con Daniele sui nomi che avrei fatto anch'io, e quindi diciamo che se volevo darvi dei nomi vi faccio quelli, però non prendetevi per ufficiali, perché chiaramente può succedere ancora di tutto da qui a giugno, però diciamo che non sono nomi di campioni, quindi potrebbero verificarsi, non abbiamo detto nomi, diciamo, impossibili da raggiungere o costosissimi. A questi si potrebbe aggiungere sicuramente o Rudiger o Milenkovic, che avevo fatto appunto, oppure De Jong, che dicono molti che sarà il sostituto di Dybala. Quindi stiamo a vedere appunto quello che succederà. Di sicuro il Barcellona deve vendere, e uno degli unici pezzi pregiati appunto che potrebbero muoversi dai Blaugrana è proprio De Jong. Frank De Jong, che è un giocatore totale, che veramente potrebbe dare un altro salto in più al centrocampo bianconero, e unito chiaramente a Milinkovic-Savic farebbe un centrocampo da sogno. L'altro nome, che però molti di voi non lo vedono come un papabile, diciamo, per migliorare appunto la situazione al centrocampo, è Jorginho, che sì, è un ottimo regista, però negli ultimi periodi è nato un po' giù. E l'età non gli gioca a favore, perché potrebbe comunque tranquillamente fare il salto buono alla Juve, come ha fatto Pirlo, no? Lo davano per spacciato a fine carriera, e poi mi sembra l'età di 33 anni e giù di lì ha fatto faville per 4 anni da noi, quindi insomma non si sa esattamente qual è il percorso di un calciatore, perché potrebbe veramente sempre rinascere, riesplodere da un'altra parte, no? Però è chiaro che i dubbi sorgono, e soprattutto noi non possiamo più permetterci di fare errori clamorosi come quelli che abbiamo fatto con giocatori ingaggiando da 30 anni, 29, pensando di appioppargli un ingaggio così alla boia di un cane, e poi dopo, è sempre al J-Medical, oppure, ma sai, è un acciacco, ma sai, poteva rendere, ma adesso si sta abituando, perché era in Premier League come Ramsey, deve un po' abituarsi al ritmo della Serie A. Un cavolo o un altro, sono passati 2 o 3 anni e il giocatore ha fatto pena. Quindi quegli errori lì non vanno più fatti. Ma il problema della Juve qual è? Che, ok, ha smesso di prendere i parametri zero, ma è passata dall'altra parte. Cioè, invece di valorizzare i giovani non li valorizza, e quindi va a prendere dei mezzi giocatori. Va a prendere dei giocatori che costano poco di ingaggio e li può praticamente arraffare da squadrette come Fiorentina, Sassuolo, magari gli scarti dell'Atalanta, il Cagliari, però purtroppo non funziona così, ragazzi. Cioè, o ti coltivi i campioni in casa, però facendoli giocare a ritmi alti di Serie A, e solo così migliorano, Si giocano con la maglia della Juve
a ritmi alti, elevati di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League. Altrimenti come fanno a migliorare? Se tu li prendi, li fai giocare in Under 23 e poi li giri in prestito in Serie B o nelle basse Serie A, non ce la fai. E l'altro rovescio della medaglia, se tu vai a prendere, come sta facendo io adesso, giocatori da Sassuolo, come avevo detto, Fiorentina, Parma, Sampdoria, Cagliari, eccetera, qual è il problema? Che loro, venendo da noi, come al solito, se non vengono messi nelle condizioni di giocare a calcio, che purtroppo con la Lega non stiamo giocando a calcio, e non sbocciano, ed è successo a tanti purtroppo giocatori che erano ritenuti grandi prospetti, grandi talenti per il futuro e sono implosi in loro stessi, come Kulusevski, Bernardeschi, Bentancur, e potremmo citarne altri, ma centinaia purtroppo, che sono passati da noi e si sono bruciati. Quindi Allegri in questo momento qui è chiamato a fare un doppio miracolo, cioè prima dare un'impronta di gioco alla squadra, e sarà molto difficile, forse al 90% non ce la farà. Secondo, visto che Agnelli ha fatto un patto con lui dicendo a tutti che lui lo vuole cementare per 4 anni, dandogli 2 anni senza toccarlo, qualsiasi siano i risultati, il minimo obiettivo era l'ottavo di finale e quarto in campionato, e dargli la rosa su misura per lui. Quindi ok, accantoniamo Sarri e Pirlo, quindi la politica della Juve non è valorizzare gli allenatori che fanno meglio di Allegri. La politica della Juve è aiuto un amico di famiglia, aiuto un allenatore che mi sta simpatico, aiuto un allenatore che è nella cerchia delle conoscenze di Agnelli e che ormai non si chiude di lì, e allora ci inchiniamo a questa scelta, ci prostriamo, no, sul tappetino, diciamo in genuflessione, e accettiamo quello che ci viene dall'alto. Però non mi venite a dire che Allegri ha fatto meglio di Pirlo o è alla pari di Pirlo, come è stato detto su Tutto Sport. Notizia falsissima. Quindi io non voglio remare contro di lui, non è la mia intenzione, perché sono Juventino doc. Però non mi si venga detto che Allegri ha fatto meglio di Pirlo di Sarri. Almeno quello. Spezziamo la lancia a favore di Pirlo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, azzeriamo tutto e continuiamo con Allegri. Va bene, va benissimo. D'ora in poi sarò il più grande supporter di Acciughina. Però bisogna essere poi onesti nella valutazione. Quindi cercare di migliorare anche lui, perché anche lui ha dei difetti, non è un santo, non è Dio. E questo che chiedo io, quello di imbracciare sì la sua politica calcistica, dargli anche delle possibilità di scegliere il mercato insieme a Corubini o Sartori, qualora dovesse essere appunto messo dentro, però bisogna che anche lui faccia un bagno di umiltà, si metta a livello di tutti gli altri, dei giocatori, dei dirigenti, dei giornalisti, e cominci appunto anche lui a capire quali sono le cose in cui lui deve cambiare assolutamente per dare la svolta alla squadra. Ditemi anche la vostra, mi raccomando, siete un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci come sempre, e un bacione da Nilla a me. Ciao!